Quattro persone eccezionali saranno investite dell'Ordine di Von per l'anno 2020. Il sindaco Maurizio Bevilacqua conferirà la più alta onorificenza della città in una speciale cerimonia virtuale che avrà luogo domani. Abbiamo avuto il piacere di averlo con noi per parlarci di questa importante iniziativa. Io ho creato l'ordine di Vaughan, il cosiddetto Order of Vaughan, per premiare quegli individui che si dedicano alla comunità, che hanno fatto delle grandi cose per la nostra comunità. Persone che sono persone genuine, autentiche, che si dedicano proprio al benessere e al bene comune della nostra comunità. E le quattro persone che abbiamo scelto quest'anno sono persone eccezionali. Per esempio abbiamo Frank Vasari, un contabile eccellente nella nostra comunità, Rina Pelletieri, molto conosciuta nel settore finanziario, Mark Falbo nel settore tecnologico e della sicurezza qui nella nostra città, e anche Mary Reale, una persona eccezionale che si è dedicata al settore pubblico, all'amministrazione pubblica della nostra città per decenni. Ciò vuol dire che queste quattro persone che hanno ricevuto l'Order of Vaughan, l'ordine del Vaughan, rappresentano proprio il meglio della nostra cittadinanza, persone che si dedicano, persone che sanno che alla fin dei conti lo scopo della vita è di aiutarci a vicenda, di contribuire al benessere comune, al benessere per esempio nel caso di Fasari, anche con l'Università di Niagara. Rina Pelletieri, molto attiva nel settore anche dell'ospedale, nei vari fundraisers, nel settore filantropico. Mark Falbo, anche lui, molto, molto attivo non solo nel settore dell'ospedale, ma anche ha partecipato a molti comitati della nostra città nel settore dei smart city e via di seguito. E Mary Reale, ovviamente, lei è un'amministratrice pubblica, direi, eccellente. Anzi, ha anche fatto durante il Covid-19, è stata proprio lei a dirigere la risposta a livello amministrativo della nostra città. Lei ha una grande esperienza e sono molto molto contento che sono stati scelti questi quattro individui, perché rappresentano proprio il meglio della nostra cittadinanza qui nella città di Bonn.